I principianti tendono a fare lo sbaglio di giocare tutte le loro mani iniziali soltanto per vedere il flop, anche se ciò comporta perdere tante chips con mani scarse per non avere tante chance di vittoria. Ovviamente ci sono mani iniziali che non potete certo foldare, come per esempio asso asso, ma nemmeno questa mano potrà garantirvi la vittoria. Infatti, se giocate con più di 4 giocatori, la possibilità di vincere con una coppia alta è inferiore al 50%. Neanche lo scartare carte inferiori ai 10 e ai 9 possono darvi una buona probabilità di vittoria. Ma il suggerimento che vi aiuterà a vincere tante mani è quello di sfruttare la posizione. Se non avete familiarità con le posizioni al tavolo, ve ne darò una breve spiegazione. Guardate la figura con un tavolo con 10 giocatori. Nella early position ci sono lo small blind e il big blind e 2 giocatori alla sua sinistra. I successivi 3 sono in middle position, posizioni medie. Ed infine gli ultimi 3 che finiscono con il dealer sono in late position, ultime posizioni. Occupare la late position costituisce un vantaggio oggettivo. Il vantaggio si ha durante il giro di puntate di preflop, quando la miglior posizione è quella del big blind. Dal flop in poi, il big blind passa dall'essere la miglior posizione all'essere quella peggiore. I giocatori nella late position hanno il vantaggio su tutti gli altri giocatori, poiché essi possono vedere come si comportano gli avversari durante il giro di puntate. Questo vantaggio è la ragione per cui il bottone del dealer ruota ad ogni mano. Se siete seduti nella late position, dovete giocare più aggressivamente e rilanciare o chiamare su più mani iniziali rispetto a quando fareste nella middle e nella early position. Ciò include anche giocare mani rischiose come 7-6, 5-5 oppure 9-8, però suited, cioè dello stesso seme. Adesso vedremo le mani iniziali in base alla posizione. Tutte le mani suggerite per la early position possono essere giocate sia in middle position che in late position. Tutte le mani iniziali suggerite per la early position possono essere giocate nella middle position. Iniziamo con la early position. Naturalmente è consigliabile giocare asso asso, KK, QQ, Jack Jack, 10-10, 9-9, poi carte suited e non come asso K, asso Q, asso Jack, KQ, KJack. Mentre nella middle position suggeriamo coppie come 7-7, 8-8 e carte suited e non come asso 10, K10, QJack e carte suited asso 9, K9, Q10, Q9, Jack 10 e Jack 9. Mentre in late position suggeriamo coppie come 6-6, 5-5 e carte suited e non come asso 9, K9, Q10, Q9, Jack 10 e tutte le carte suited con l'asso. In più carte suited come K8, K7, Q8, Jack 8, Jack 7, 10-9, 9-8 e 8-7. Tenete in considerazione tutto ciò che avviene prima del vostro turno e così facendo imparerete a conoscere i vostri avversari. Se sono giocatori loose, che giocano più mani di quelle che dovrebbero, se sono giocatori tight, che giocano soltanto le mani migliori,
se sono giocatori aggressive che amano rilanciare, se sono bluffer che provano a farti foldare, oppure giocatori sky che tendono a foldare facilmente. Personalmente io tendo ad essere un giocatore tight, cercando di giocare quando è possibile, sfruttando la posizione, mani con carte dello stesso seme oppure di valore in sequenza. Ricordate che la vostra posizione al tavolo influisce sulle mani che giocherete. Fate attenzione a come giocano i vostri avversari e infine non abbiate paura di foldare. Spero che questo video vi sia stato utile. Potete iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace e condividerlo con gli amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.